Sindaco dell'Asso Melgrati, oggi a Imperia per sostenere Claudio Scajola. Ma Imperia per sostenere Claudio Scajola perché ci sono molte analogie tra la mia vicenda e quella di Claudio Scajola. Abbiamo combattuto contro tutti e contro tutti, contro una coalizione che a livello regionale non riconosce la validità delle persone, non riconosce chi sul territorio vale, chi sul territorio rappresenta il centrodestra. E allora, se non l'hanno capito prima, oggi credo che l'abbiano dovuto capire a suono di bastonate, la bastonata che hanno preso ad Alassio, la bastonata clamorosa che hanno preso in Imperia, a Ceriale, a Valle Crosia, a Bordighera. Credo che se non la capiscono questa volta non la capiscono più, voglio dire. Continuerete a fare i sindaci o avrete un pensiero alle prossime regionali? Guardi, io se dovessi scegliere, io ho fatto il consigliere regionale, se dovessi pensare a fare di nuovo il consigliere regionale preferisco fare il sindaco, non mi interessa neanche se mi offrissero un posto da assessore, non mi interessa perché io voglio avere il contatto con la gente e preferisco lavorare per la mia città per dare dei risultati, delle opere pubbliche che servano a cambiare il volto della mia città, come vuol fare Claudio Scajola per Imperia. Quanto contano ancora i partiti? I partiti contano a livello politico per le elezioni politiche, per quello che riguarda le elezioni comunali contano le persone e la credibilità delle persone, e io credo che oggi a Imperia e ieri ad Alassio questo lo abbiamo dimostrato.